Allora, io vi parlerò di Hackerspace Design Patterns. Che cosa sono questi? Sono una serie di regolette d'oro che sono state in realtà proposte per la prima volta un po' di anni fa da questi due ragazzi, signori, Jens e Lars, che come vedete hanno un indirizzo ccc.de, quindi chiaramente sono tedeschi e chiaramente appartengono a quello che è il Chaos Computer Club. Che cos'è il Chaos Computer Club? È comunque un'associazione di hacker tedesca che conta, mi pare, al momento più di 7.000 soci, quindi abbastanza strutturata. Loro hanno un'esperienza particolare anche nel fare gli hackerspace e io, che qui figuro tra gli autori, in realtà sono semplicemente il traduttore di questi design patterns in italiano, per cui trovate anche poi questi Hackerspace Design Patterns tradotti, e ho aggiunto alcune esperienze che abbiamo fatto nell'ambito della Hackerspace Meet Lab di Trieste, che è un po' quello che è il prototipo dell'Hackerspace di matrice tedesca olandese in Italia e di cui sono comunque cofondatore, sono nel consiglio direttivo, anche se di fatto io mi trovo molto poco a Trieste perché vivo più dalle parti di Venezia in questo periodo della mia vita. Allora, breve storia di design patterns. Gli hackerspace esistono in Europa, specialmente in Germania e in Olanda, come vi dicevo, fino dalla metà degli anni 90. Per cui nel 2007 un gruppo di hacker del Nord America visita alcuni hackerspace in Germania e in Austria soprattutto. In Austria, vi ricordo, se vi capita, non è tanto lontano qui da Venezia, c'è un hackerspace a Vienna che si chiama MetaLab, che è molto bello da visitare come infrastruttura e tutto quanto. Quindi se vi capita andate semplicemente a vederlo. E questi hacker del Nord America hanno visitato, come ho fatto un po' anch'io, degli hackerspace in Europa. Jens e Lars, di cui vi parlavo prima, sono membri in pratica, oltre che del CCC, di un hackerspace che è quello di Colonia, e hanno creato questi design patterns. Che cos'è un design patterns? È storicamente usato in urbanistica. E poi sono stati trasferiti in alcuni casi nell'ambito dello sviluppo software e sono strutturati con il classico schema: problema, implementazione, cioè problema, soluzione, problema, soluzione. Chiaramente lo scopo di questa presentazione è semplicemente la condivisione di conoscenza ed esperienza. Non è un manuale esaustivo e dettagliato e soprattutto i risultati possono essere molto differenti di caso in caso. Anche nel dire problema-soluzione, non è detto che tutte le volte quel problema abbia quella soluzione, però in generale è così, più che altro per una questione di esperienza e di storia. Allora, andiamo a vedere i partner uno per uno. Classico partner si chiama l'infrastruttura, cioè avete il problema dell'uovo gallina, cosa viene prima? L'infrastruttura di un hackerspace o i progetti? Questo forse non l'ho detto, ma comunque gli hackerspace sono dei luoghi fisici in cui le persone si trovano per fare hacking, per condividere conoscenze ed esperienze. Quindi quello che facciamo quest'anno e ormai da 15 anni all'ESC, l'idea è di farla nei luoghi e di farlo in sostanza tutto l'anno. Quindi per fare questo ci vuole un'infrastruttura. Quindi riguardo all'implementazione di questo problema, la soluzione è: rendete tutto guidato dall'infrastruttura, quindi vengono prima gli spazi di elettricità, i server, la connettività. A quel punto poi arriveranno le persone che cominceranno ad aggregarsi attorno delle singole infrastrutture. La clessidra. È veramente il momento di creare il vostro hackerspace, non dovreste aspettare, avrete veramente pensato a tutti gli aspetti? L'implementazione è sì, è il momento giusto, è sempre il momento giusto. Partire è importante perché molti dei problemi a cui state, qui c'è un errore, comunque state pensando, avete pensato, svaniscono, tipo puff, svaniscono appena si parte. E in caso di dubbio l'idea e il consiglio è comunque sempre di fare le cose. La comunità virtuale, problema, come dovrebbe comunicare il vostro gruppo?
Allora, servono essenzialmente tre cose, per esperienza tutte e tre, quindi un sistema di discussione tipo una mailing list, uno di documentazione tipo i wiki e uno di chat in tempo reale tipo IRC. Al Meet di Trieste IRC c'è, ma si usa molto anche Telegram. La massa critica, si prova a creare un hackerspace, quindi uno torna a casa dall'ESC, è super entusiasta, prova a creare un hackerspace nella sua città, però fallisce miseramente. La soluzione e l'implementazione di questo problema è la regola d'oro è 2 più 2, per cui avete bisogno di una persona con cui mettere a punto l'idea iniziale, quindi una persona da sola non va da nessuna parte, però già in due si mette a punto un'idea iniziale. E poi avete bisogno di altre due persone per fare materialmente le cose, perché due persone da sole, essendo che è un ambito comunque non lavorativo, ma classicamente associativo, si fa nel tempo libero, per cui ci sono poi anche dei problemi di spazio e diciamo di risorse e di tempo limitato. Il numero ideale è di essere in quattro, quindi non partire finché non ci sono almeno quattro persone disposte a mettersi in gioco. E quindi questa massa critica. Le personalità forti è un altro pattern. Le cose non vengono fatte, volete tutti dare un hackerspace, ma è super difficile muoversi. Quindi un altro trucco è quello all'inizio di cercare personalità forti, quindi autorevoli ma certamente non autoritarie, e che facciano parte del gruppo iniziale. Inoltre persone con esperienza nel costruire infrastrutture. Benissimo, quindi se qualcuno ha già esperienza tipo anche negli impianti elettrici, idraulici, eccetera, perché comunque è un'esperienza che serve. Il buon vicinato, avete trovato un posto valido ma il padrone di casa gli sembra strano, vicini diffidenti, magari un po' con la puzza sotto il naso. Per cui implementazione in questo caso, beh, innanzitutto diciamo che può essere un problema parecchio serio e un padrone di casa benevolente e vicini disposti a sopportarvi possono realmente fare la differenza. Quindi un po' è la questione della fortuna, perché chiaramente ci sono delle componenti anche di fortuna, un po' delle questioni di andare a cercare degli spazi in cui non ci sia una vera ostilità tipo della, diciamo dei vicini. Il partner poi, pattern del non coinquilino. Allora, avete trovato finalmente un posto, ma per ridurre le spese o per simpatia lasciate che qualcuno ci viva dentro. Alla fine cosa succede? Non siete più liberi di usare lo spazio. Per cui gli ospiti temporanei possono anche andare bene, ma non lasciate che nessuno si stabilisca a viverci per tempi lunghi e per nessun motivo. Perché poi si innesta una situazione comunque difficile da gestire. Il classico problema di un ospite che sta più di 3 giorni nello spazio, quindi come lo gestisco? Diciamo, non lasciate che nessuno si stabilisca a vivere nello spazio. Il partner del separé. Volete rilassarvi o discutere di progetti in piccoli gruppi, ma la stanza principale è occupata o semplicemente ci sono troppe persone presenti. Per cui, in questo caso, cercate uno spazio che abbia già di partenza delle piccole stanze separate o, nel caso in cui ci sia un open space, usate delle tende, dei paraventi ed eventualmente delle porte per separare le diverse aree dalla stanza principale. Il pattern della cucina. Come esseri umani avete bisogno di cibo, come hacker avete bisogno di caffeina e cibo a orari del tutto impensabili. Implementazione, strutturate una cucina con una buona attrezzatura e lavastoviglie, tenete un frigo o un freezer, diciamo entrambe le cose sarebbe ideale, con bibite e pizze. Questo è interessante anche come fonte di entrate per l'affitto e vedremo poi i pattern della sostenibilità. Pattern, la confortevolezza. Tanto lavoro e poco relax rendono Gigi un hacker triste, ci deve essere qualcosa in più oltre al computer elettronica. Quindi, soluzione, arredate lo spazio anche con un divano, delle sedie comode, dei tavoli, luci d'ambiente tipo le classiche LED strip RGB, un proiettore, una console videogame, ma niente piante, nel senso che in alcuni casi le piante funzionano, nella maggior parte dei casi le piante muoiono. Quindi niente piante. La doccia. Dopo ore e ore di hacking ininterrotto, qualcuno comincia a emettere uno strano odore.
questo capita, soprattutto quando si fanno i weekend di tirata continua. E qualcun altro sembra trascurare questioni di igiene personale. Quindi, soluzione: prendete una lavatrice per vestiti e asciugamani, allestite un bagno con una doccia e dopo lunghe sessioni di hacking le idee migliori vengono sicuramente sotto la doccia. Al Mitelab non abbiamo la doccia, funziona lo stesso, più che altro facciamo degli hackathon che durano un weekend, lo chiamiamo Weekend Non Stop Hacking. Non serve la doccia in questo caso, nel senso che si augura che comunque non ci siano problemi di questo tipo, però nel nostro caso funziona anche senza. La quota associativa, come sta in piedi questo spazio? Allora, se è necessario pagare l'affitto, avere in casa qualche soldo per finanziare acquisti o progetti di una certa rilevanza. Come sta in piedi lo spazio? Implementazione, raccogliete delle quote che possono essere annuali o mensili, con una certa comunque regolarità, in maniera che comunque ci sia un flusso di entrate costante. Questo senza fare sezioni per nessun motivo, e ovviamente quote ridotte per studenti se nel caso, e sempre 3 mesi di affitto in cassa. Questo perché può capitare l'imprevisto di dover cambiare sede, allora 3 mesi di affitto permettono di dare l'acconto al nuovo proprietario e quindi potersi trasferire con una certa agevolezza. I pattern del non sponsor, quindi pensate che sia una buona idea farvi finanziare da un'azienda a cui state simpatici oppure dall'università dove studiate. È un classico, tipo ci sono degli hackerspace che nascono contestualmente a delle università. Soluzione: non fate dipendere il vostro spazio da uno sponsor esterno, poiché nessuna azienda darà soldi gratis per sempre, senza controfavori. E comunque, se siete universitari, ci si augura che non sarete sempre universitari, perché comunque c'è un'evoluzione anche nella vita, nella carriera di uno studente universitario. Quindi non fate dipendere il vostro spazio da aziende o università. È il classico problema quando tutti diventano laureati, l'università non concede più gli spazi e l'hackerspace muore. Pattern, la riunione plenaria. Volete risolvere i conflitti interni, prendete decisioni e prendete decisioni in maniera democratica, in più discutere di eventi recenti o fare piani o programmi riguardo al futuro. Soluzione, organizzate una riunione settimanale, possibilmente con presenti tutti. Stabilite un'agenda con obiettivi e compiti e tenete verbali delle riunioni e riportateli agli assenti, classico, diciamo, cosa utile per qualsiasi associazione, negli hackerspace è particolarmente importante. Pattern, il martedì. Per la riunione settimanale ognuno vorrebbe un giorno diverso, cioè quando si trova tutti dicono ma io un giorno c'ho judo, l'altro giorno devo uscire a giocare a biliardo, e non c'è un giorno in cui possono essere tutti presenti e qualcuno ha sempre un impegno. Soluzione secca: ritrovatevi al martedì senza discussione. Dato che tutti i giorni a quel punto sono ugualmente problematici, scegliete il martedì e mettete termine a ogni ulteriore discussione. Pattern, il caos creativo. Allora, volete coinvolgere sempre nuove persone, avere un'interfaccia verso il mondo esterno. Implementazione: organizzate un talk come questi dell'ESC o un workshop mensile aperto a tutti e invitate visitatori interessati, ma soprattutto interessanti, a questo appuntamento. Interessanti perché possono essere persone, come abbiamo fatto qua un po' con il PyData, sicuramente saranno visitatori interessati, ma anche interessanti, cioè persone che magari da domani possono partecipare al gruppo PyData, o comunque nel caso dell'Hackerspace, all'attività dell'Hackerspace. Pattern, gli under 23, le persone più anziane si laureano, come si diceva prima, o si sposano. Lo spazio ha bisogno di energie sempre nuove per affrontare il ricambio generazionale. A quel punto, soluzione, organizzate per le nuove leve un workshop su più
settimane con temi tecnici sfidanti e soprattutto lasciate gli spazi per sperimentare, affiancandoli come tutor. Non date una sfida e poi la risolvete voi, cioè lanciate una sfida e poi lasciateli sperimentare. Pattern, la curva sinusoidale. Allora, avete fatto tutto correttamente, avete seguito i patterns come pensate che possa essere nella situazione ideale. Avete fatto alcuni grandi eventi, iniziative, il classico Linux Day, il classico un evento di divulgazione, Restart Party, tutta una serie di iniziative, la Maker Faire. Ma dopo qualche tempo l'entusiasmo e le energie vanno scemando. Questo è un classico di tutte le associazioni, ci sono dei cicli di alti e bassi. Quindi l'entusiasmo negli hackerspace è sicuramente la forma di una sinusoidale e si identifica il ciclo in 4 anni in genere, questo per statistica barra esperienza. E comunque, in attesa del nuovo massimo, tenete duro e non mollate. Anche qui all'ESC abbiamo avuto chiaramente gli alti e i bassi, cioè alla fine è fisiologico, perché dipende anche magari da condizioni esterne, tipo nel nostro caso dell'ESC e il meteo. Però il trucco, cioè noi siamo qui da 15 anni, nel bene o nel male non abbiamo mai mollato, quindi anche voi se pensate di investire il vostro tempo per fare un hackerspace, non demoralizzatevi alla prima difficoltà, e comunque sapete che in 4 anni ci saranno degli alti e dei bassi. Aspettate, perché comunque ci sarà un nuovo massimo, quindi tornerà a esserci maggiore magari entusiasmo, maggiori energie. Il consenso, problema, avete bisogno di prendere una decisione di gruppo e volete essere sicuri che nessuno venga lasciato indietro per nessun motivo. Implementazione, usate la riunione settimanale di cui si parlava prima per discutere delle cose, ma senza arrivare a una votazione. Discutete fino a quando tutti non sono d'accordo, questo è proprio il consenso, discutere. Chiaro che il consenso in certi casi porta a discussioni infinite, per cui non si arriva a una soluzione, per cui c'è il pattern della democrazia. Quindi quando avete bisogno di prendere una decisione di gruppo, ma il metodo del consenso non funziona, quindi non si arriva a un punto in cui tutti sono d'accordo, la discussione a un certo punto si arena, si arrotola su se stessa e non porta a nulla. La soluzione in questo caso è: usate la riunione settimanale per discutere delle cose, arrivate a una votazione, la minoranza più forte vince su quella meno forte. Si alza la mano, c'è chi vince, c'è chi perde, democrazia è questa, e comunque non è consenso che è preferibile, ma comunque si arriva a una soluzione. Un altro partner di decisioni è quello del comando, quindi nessuno pulisce tipo i resti della cena, lo spazio sembra un porcile, nessuno sembra importarsene e interessarsi per risolvere questo tipo di problemi qua. Ok, allora questa è una cosa classica, spesso capita anche nell'ambito dell'ESC, cioè l'ESC da questo punto di vista non è molto diverso da quello che è un hackerspace, sostanto che l'ESC dura 5 giorni ed è grande, nel senso che attira persone da più ambiti e più anche ambiti geografici diversi, ma poi le cose e dinamiche sono spesso le stesse. In questo caso, quando nessuno sembra importarsene di alcune cose, funziona così: il comando, ordinare alle persone di lavare i piatti, di portare fuori spazzatura, di tenere lo spazio pulito. Urlate se necessario, ma partecipate sempre. Quindi è la classica differenza fra tipo autorità e autorevolezza. Nel momento in cui chi comanda, chi ha in mano il ruolo di project leader, dice facciamo sta roba, non è che comanda e basta, comunque si adopera per dare una mano in maniera attiva. La leadership, partite come un gruppo di persone senza gerarchie, ma finite in una situazione in cui si rende necessaria una forte leadership senza poter tornare indietro. Allora, la leadership e le gerarchie in generale sono possibili, ma in genere è preferibile solo per periodi di tempo limitati o per singoli progetti che lo richiedano. Questo è anche importante. La responsabilità.
Avete in carico la gestione di una parte importante dell'infrastruttura, ma avete anche qualche necessità improvvisa di tirarvi indietro. Una persona che gestisce il server poi improvvisamente trova un lavoro in un'altra città e quindi non riesce più a fare questa cosa in maniera concreta, adeguata. Allora, solo perché siete volontari non retribuiti non significa che il lavoro sia meno importante, quindi siate orgogliosi innanzitutto del vostro lavoro, ma nel momento in cui non potete più farlo non abbiate problemi a tirarvi indietro, quindi passate le consegne. È il momento in cui ricevete una nuova proposta di lavoro, l'accettate, andate in un'altra città, dite per tempo, ragazzi, qua io non sono più in grado di fare sta roba, cerchiamo un'altra persona. Passate le consegne, aiutate, soprattutto nel periodo di intermedio, insegnate alla nuova persona come fare a gestire i task. Pattern del dibattito. Siete nel bel mezzo della riunione settimanale, la discussione sfugge di mano, tutti urlano, non si riesce a venire a capo di nessuna questione. Allora, molti GIC hanno scarse capacità di dibattito. La soluzione è di lasciare condurre la discussione alle persone con le capacità maggiori e imparare comunque ad ascoltare senza interrompere. Bike shedding, questo è un altro pattern molto famoso, che capita tutte quelle volte in cui si suggerisce di costruire qualcosa di nuovo per lo spazio, cioè un'aggiunta allo spazio, come ad esempio, da cui prende il nome il pattern, un nuovo riparo per le bici. Tipo, discussioni infinite sul colore, colore, lo facciamo bianco, lo facciamo verde, lo facciamo rosso, discussioni infinite, alla fine la gente perde la motivazione e nessun riparo verrà mai costruito. Allora, questo è un classico problema. Allora, che si tratti del riparo delle bici, del design delle magliette, esperienza che abbiamo vissuto anche a Mictelab, o della distribuzione sul server, identificate le discussioni senza senso e a quel punto terminatele. Cioè, non inutile stare a discutere all'infinito, perché questo crea poca motivazione. Identificate le discussioni senza senso e terminatele. E come c'era la discussione senza senso da terminare, io termino con questo classico pattern anche questo talk. Quindi spero che vi sia stato in qualche maniera utile. Se volete potete visitare il Mictelab, che si trova ancora per qualche tempo perché cambieremo sede molto probabilmente, in Piazza della Libertà a Trieste, dove arriva la stazione, dove c'è la stazione di treno, quindi dove arrivano i treni è molto comodo raggiungere anche in treno. Detto questo, io avrei finito, spero di essere rimasto nella mezz'ora, quindi nei tempi, e infatti mancano giusto 3 minuti per le 7, e se avete domande a voi la parola, se non avete domande una domanda. Sì, volevo farti una domanda riguardo al recruiting e il coinvolgimento di nuove persone cercando di mantenere la qualità comunque. Se hai qualche consiglio, perché anche se il nostro non è un hackerspace, quello che abbiamo a Torino, e comunque facciamo fatica a coinvolgere nuove persone, e quando le coinvolgiamo spesso sono magari persone più o meno interessate o magari poco competenti, che comunque dopo una volta si scocciano anche se vengono seguiti. Ecco, se puoi dare qualche consiglio a chi ha questi problemi. Allora, io non è che ho consigli, grazie per la domanda, non è che ho consigli molto specifici o particolari, perché poi varia molto di caso in caso e anche molto in funzione della fortuna. Chiaramente fare, come diceva uno dei partners, fare delle attività una volta al mese aiuta, perché il replicarsi delle attività genera comunque contatti e quindi ovviamente nella marea di contatti poi si può creare un interesse particolare, quindi una forma per attirare delle persone più affini a quello che si sta facendo. Poi qualità, non qualità, diciamo che alcuni hackerspace nella loro tipologia possono arrivare ad avere 200 soci, ma non c'è un pattern che dice l'hackerspace ideale deve avere 200 soci. I 200 soci ti servono magari per avere delle entrate dalle quote, quindi sostenere meglio gli affitti e tutto quello che viene per la gestione. Però
Al Mintela Trieste attualmente ci sono 50-60 soci e la dinamica è comunque positiva, e rispetto a questo devo dire che non ci sono stati problemi particolari. Adesso si aprirà un po' la discussione se spingere per avere ancora più soci oppure se rimanere intorno a quella quota lì. È ovvio che troppo pochi poi ti manca un po' la sostenibilità economica, ma troppi diventano forse difficili da gestire, quindi anche da ricercare un giusto equilibrio nel numero dei soci, che comunque non è stabilito da nessuno design pattern. Quindi ritenetevi anche liberi, se questo vi permette di sostenerlo economicamente, di essere in pochi. Poi essere in tanti, oltre a questo, al discorso economico, permette di innestare delle dinamiche di interscambio maggiore. Però anche nell'ESC, per continuare a fare parallelismo Hackerspace ESC, noi non ci siamo mai preoccupati del fatto di essere in 7 come eravamo il primo anno, o di essere in 700 come potremmo essere un giorno in questo grande in questa grande tensostruttura, che comunque è una sala conferenze da 800 posti. Vediamo di fare le attività e che le attività siano di qualità, poi queste cose attireranno persone di qualità, semplicemente per un discorso di affinità, secondo me. Altre, spero di aver risposto alla domanda. Altre domande o curiosità? Nessuna, quindi vabbè, vi aspetto al MintLab, oltre che all'ESC, per tutti i prossimi anni che verranno, e grazie e alla prossima. E aprite il vostro Hackerspace, questo è il mio consiglio.